sere scorse si è tenuta al Museo Civico Vicente Gervasi di Vibonati l'inaugurazione della mostra in ricordo del centenario dalla nascita di Nelvis Fornasin. Dopo l'intervento del moderatore avvocato Ernesto Castaldi e i saluti istituzionali del vice sindaco di Vibonati, Franco Giffoni, ha salutato cordialmente i presenti, il figlio del maestro dottor Lorenzo Fornasin, il quale in nome di tutta la sua famiglia ringrazia la comunità vibonatese per l'accoglienza e l'affetto dimostrato negli anni al grande maestro medico. A chiudere l'incontro il professore Francesco Abbate, storico e critico d'arte. Il critico Abbate ha sottolineato che Fornasin si è formato all'Accademia di Venezia, ha vissuto nel Lazio, ma la pittura di riferimento è stata quella napoletana fine 800 inizi del 900, con palese riferimenti alla pittura dei maestri, i Rolli, Palizzi, Michetti e i grandi interpreti della scuola di Posillipo. Una pittura fatta di tocchi delicati, di impasti vistosi che esaltano sulla tela e danno una visione raffinata a tratti trasparente. Inoltre aggiunge che il contesto culturale di riferimento è la pittura napoletana, in genere non sempre apprezzata da critici contemporanei che spesso sparano a zero verso la pittura di fine Ottocento, fatta per lo più di buoni sentimenti, di ottima qualità tecnica e di notevole spessore poetico. Fornasin non si è misurato con le avanguardie, questa è una scelta assolutamente legittima, infatti, recupera la pittura napoletana con la sua impronta personale, con il suo talento di bravo pittore, ma quello che è interessante nella sua pittura è il sapersi rinnovare, arricchirsi ed evolversi. Da ultimo aggiunge Francesco Abbate, che Fornasin medico e Fornasin pittore si unificano, questa pittura rispecchia profondamente una visione, un sentimento del suo essere medico. Come se si creasse una forma di simbiosi, come se fosse un prolungamento e un completamento della sua attività di medico, per cui le due cose si tengono insieme. Ricordiamo che la mostra è aperta dalle ore 19 e visitabile fino al 13 agosto presso il Museo Civico di Vibonati Vicente Gervasi. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.